Corrispondenza estere con Gilbert da Wedder. Ciao Gilbert. Ciao Giancarlo, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo di un soggetto che generalmente noi non abbiamo l'abitudine di trattare, che è Wall Street, o piuttosto l'attacco fatto a Wall Street da un gruppo autodefinitosi Wall Street Bets. Infatti questo attacco ha fatto in modo che i social e internet dalla settimana scorsa è diventato effettivamente il quinto potere nel mondo. Allora, GameStop, o se vogliamo GameStop, che è la società che è stata attaccata nella borsa, o la rivincita dei millennials sui fondi speculativi. Praticamente questi millennials hanno utilizzato il short selling dei fondi speculativi e hanno fatto tremare questi fondi Wall Street. Ma andiamo in ordine, così definiamo le parole, così abbiamo un quadro generale. Prima di tutto la borsa è di internet. Bisogna capire che grazie a internet ha permesso la democratizzazione di Wall Street, aprendo la borsa e l'azionariato, il compravendita delle azioni, alla borsa anche alla gente comune come noi, che non abbiamo molti soldi, tagliando fuori l'intermediario o la banca e la banca. E anche permettendo il microazionariato come promosso dai siti di tipo eToro. Praticamente con internet e con questi siti, uno con 50 dollari o 50 euro può comprare una frazione di un'azione. Praticamente un piccolo portatore, cosa che non poteva farsi fare nel passato, può comprare una frazione di un'azione, però fino adesso con altri azionari chiaramente. Però fino ad o altri portatori dovrei dire, però fino adesso questi portatori non incidevano sul mercato, essendo sempre in mano ai fondi speculativi che dettano legge e che ancora dettavano le tendenze in borsa. E come ben sappiamo, questa tendenza di virtualizzazione del mondo ha portato al fatto che la borsa o l'azionariato o la speculazione finanziaria borsa scollegata dall'economia reale. Praticamente una società può essere avere un bilancio positivo o meno nel mondo dell'economia reale, ma nella borsa può essere totalmente l'incontrario. In realtà la borsa può anche far fallire questa società con il fenomeno che si chiama short selling. Che cos'è il short selling? Sono i fondi speculativi che vendono allo scoperto. Dunque, short selling in inglese, un bene che non si possiede realmente, nella speranza che il prezzo scenda, così da riacquistarlo in futuro ad un prezzo più basso e ottenere un profitto. Praticamente è l'antitesi di che cos'è un'azione. Uno investe normalmente in borsa per vincere, perché guadagnare i soldi, ma sperando che la società dove uno investe vada sul positivo, cresce. Qua invece si fa l'incontrario, si scommette sul fallimento di questa società. E questo tipo di speculazione ha effettivamente portato a delle società sane a fallire, di maniera artificiale. Chi sono i millennials, questo gruppo che ha attaccato, questo gruppo che fa parte dello feedback? I millennials è la generazione dei nati tra i primi anni 80 e la metà degli anni 90, che hanno visto i loro genitori fallire con la crisi dei subprime. Se ci ricordiamo nel 2006 negli Stati Uniti c'è stata questa famosa crisi bancaria che ha colpito tutto il mondo, speculativa, che ha fatto fallire tanta gente. Per cui è nato il movimento Occupy Wall Street, Occupy Wall Street, dove questi giovani per settimane e per mesi hanno occupato Wall Street, ma che non hanno influito per niente sul come è organizzato il mondo finanziario mondiale. E finalmente si sono presi la rivincita. Allora, com'è nato Wall Street Bets? Wall Street Bets è totalmente un gruppo virtuale che è nato su Reddit. Reddit è una piattaforma americana che è poco conosciuta in Europa, ma molto importante negli Stati Uniti. È una specie di discussione, un forum di discussione. Questo gruppo di giovani, che è diventato eventualmente quasi 6.000 giovani, che si fa come sottonome di Wall Street Bets, si è riunito su Reddit e ha deciso di investire in GameStop. Che cos'è GameStop? GameStop
società di tipo di quelle vecchie società di gaming, sì, o ai tempi di DVD, tipo Blockbuster in Italia, che esiste ancora, solamente esiste ancora. Dunque hanno deciso di riunirsi di un colpo solo il mercoledì 27 gennaio di comprare le azioni di GameStop. GameStop storicamente aveva le azioni a $20 l'azione. Un giorno solo, il mercoledì 27 gennaio, l'azione è salita da $20 a $300. Questo ha fatto tremare sia Wall Street che il mondo che i fondi speculativi, che hanno perso delle fortune e dei miliardi di dollari. Tra l'altro, il grosso fondo speculativo Melvin Capital ha perso nel gennaio, a causa di questa azione, 53% del suo valore. E l'amministratore delegato di Wall Street, James Heser, ha richiesto al governo federale più regole e delle leggi per evitare questo tipo di attacco nel futuro. Praticamente, un'entità come Wall Street, che ha sempre chiesto meno Stato, adesso che è sotto attacco da un gruppo che utilizza gli stessi mezzi dei fondi speculativi, richiama lo Stato perché riprenda a fare delle regole e delle leggi. Ci sono anche degli azionisti dei fondi speculativi che hanno accusato i russi, addirittura i russi, per abbattere Wall Street. Onnipresenti i russi. Scusa? Onnipresenti i russi. Sempre i russi. Quando succede qualcosa negli Stati Uniti sono sempre i russi. Retaggio della guerra fredda. Sì, non è allucinante. E i russi, come hanno fatto perdere alla Clinton anni fa le elezioni, c'erano i russi. Ma la cosa abbastanza simpatica, se vogliamo dire ironica, che sia la destra americana, i trumpisti, per dirli, in breve, che la sinistra democratica, una rappresentata da Ted Cruz e l'altra la sinistra da Alexandria Ocasio-Cortez, hanno sostenuto questo movimento Wall Street Bets dicendo esattamente le stesse cose. Dunque è un movimento che populista, che è andato fuori dagli schemi, fuori dalla destra e dalla sinistra. Adesso che cosa succederà? Riusciranno a sopravvivere? Però in realtà non lo so, perché ovviamente non lo so, però effettivamente questo fine settimana hanno fatto lo stesso attacco sul metallo argento. E la borsa, l'azione del metallo dell'argento è aumentata del 20%, non ho notato. Allora, questo che significa per noi? Significa che il Covid, la famosa crisi del Covid, ha influito o ha accelerato la virtualizzazione della società, ma anche ci permette di vedere che chi vuole fare politica deve influire sulla realtà, ormai deve utilizzare i mezzi necessari per far politica o per influire su questo sistema. E dunque è inutile che noi parliamo di cose tipo il signoraggio o no all'euro. Al contrario, dobbiamo fare campagna che, come la Cina ha fatto con la sua moneta, che l'Europa si doti per esempio di una criptomoneta o un euro elettronico, o come minimo dobbiamo cominciare a fare dei veri dibattiti all'interno del nostro mondo per vedere che tipo di azioni nel mondo culturale dobbiamo prendere per incidere seriamente sulle realtà che sono ormai praticamente virtuali, perché la finanza è virtuale. Come abbiamo visto, qua abbiamo dei fondi speculativi e dei gruppi di giovani che speculano sull'azione di una società al di là dello stato vero di questa società. Dunque questo è il messaggio che io il messaggio che ho raccolto da questo attacco che ha fatto il gruppo Wall Street Bets, che certamente certi di questi giovani sono diventati in meno di 24 ore dei milionari, perché possiamo capire che se uno ha investito, non so, $20,000 su un'azione che costa $20 e che l'azione è salita a $300, possiamo capire i soldi che hanno fatto. Però effettivamente questi in 24 ore
sono stati molto più effettivi ed hanno fatto tremare Wall Street, che occupare le strade di Wall Street per svariati mesi nel 2006. Certo, ho visto che Hollywood già sta preparando un paio di film su questo movimento. Sì, su occupare Wall Street, che non hanno fatto niente. Praticamente il messaggio è questo qua, che manifestare nelle strade di Roma, di New York o di Parigi alla vecchia maniera non serve veramente più a niente, e che effettivamente i social, che noi definiamo il guerriero dietro una tastiera, può diventare oltre se uno lo utilizza come ci deve. Certo. Capendo come funzionano i meccanismi su internet. Va benissimo. E dunque, l'appello mio in questo momento a tutto il mondo è di smettere di vedere la tecnologia come il demonio, o se vogliamo il diavolo, come ha detto una volta un ragazzo in una conferenza, ma di ricordarci che è uno strumento, e lo strumento è dentro, e che chi lo utilizza può utilizzarlo in maniera positiva o negativa. In questo momento, come il mondo si sta virtualizzando, l'economia si sta portandosi, come con Amazon, sul mondo virtuale, e anche la grande finanza, bisogna, se vogliamo fare politica chiaramente, bisogna essere presenti dove le altre entità sono. Va benissimo. Ringrazio per questo contributo, Gilbert, e ti appuntamento a settimana prossima. E ti ringrazio e saluto a tutti, alla settimana prossima. Ciao ciao.